Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Su Servio, fratelli, abbiate questa coscienza che il Signore attraverso la Chiesa vi augura di incontrare il Signore attraverso la pace che Lui stesso darà al nostro cuore. Poi questo amore grande che ci sarà riversato, e quindi avere fede da parte nostra. Sì, Signore, lo devi dire, non soltanto vagamente pensare, lo devi affermare. Sì, Signore, io sono qui stasera per ricevere da Te. Ho bisogno del Tuo amore, della Tua misericordia, perché la mia vita è travagliata, perché... E racconti al Signore, e Signore che è paziente, Ti ascolta, Ti perdona, Ti guarisce, Ti libera dal male. Oggi la Chiesa fa memoria dei santi angeli custodi. Ce l'hai uno anche tu, eh? Per benevolenza di Dio. Lui stesso ne ha affidato uno. Non so se tu lo conosci. Non so che relazione hai con lui. Non lo so. Ma oggi diciamo, Signore, grazie per questo dono che Tu fai. Perché io non voglio né posso restare solo, da solo vivere su questa terra. E con l'invocazione allora agli nostri angeli custodi, perché ci possono custodire, proteggere, indicare la strada per raggiungere la forza che viene da Dio. Chiediamo a Dio perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare noi peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella Tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Darò ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun corpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Alleluia.
Buonasera a tutti voi, ma anche a tutti coloro che ci seguono attraverso la radio, la TV, sono a casa, inchiodati magari dalla malattia a letto, si sentono un fallimento, dei tormenti, che il Signore conceda anche a loro la grazia di ascoltare la sua parola. Stiamo vedendo in queste sere proprio come dei fotogrammi di un film della vita di Francesco. Sta lì, vedete lì, accanto al crocifisso. Sono stati dei momenti, dei punti di riferimento che hanno segnato, degli episodi anche, degli avvenimenti che hanno segnato la vita di questo giovane. Ma in modo particolare poi c'è stata un'ispirazione venuta dall'alto quando, volendo partire per la Terra Santa come cavaliere, caricarsi di onore e di gloria presso i suoi paesani, una voce gli dice: Francesco, cosa è meglio servire, il servo o il padrone? Francesco risponde, suo entusiasmo giovanile: ma certamente il padrone. Torna ad Assisi, lì ti sarà detto quello che devi fare. Ecco, la vita di Francesco comincia a prendere un'altra direzione, la conversione è in atto. Sono segnato questa conversione, molto spesso anche una conversione molto dura, per un giovane. È una sterzata veramente a uno e la sua vita. E prima ce l'ha in qualche modo deve fare conti con i suoi genitori, con il papà in modo particolare, e poi le umiliazioni che riceve, perché il papà lo ha allontanato dalla sua famiglia, dal commercio. Che devo fare adesso? Va a chiedere l'elemosina. Lo insultano. Lui, il figlio di papà, mamma mia, che faccia, perde la faccia completamente. E poi l'ultima cosa, che in qualche modo è stato tremendo, affrontare la morte. Lui che aveva paura di morire, perché è un giovane delle belle speranze, 24-25 anni così, incontra un giorno un lebbroso, ciò che mi pareva amaro, lo ha scritto proprio nel testamento, ciò che mi pareva amaro, vedere i lebbrosi, mi pareva amaro, cioè ha paura di essere anche lui contagiato e allontanato dal consorzio civile, dal suo paese, dai suoi amici, dai suoi familiari anche. Io, un lebbroso, ma manco ci penso, voglio godermi la vita, essere un buon cristiano ovviamente. E chi lo sa? E il Signore lo aspettava proprio lì. Un giorno, mentre sta cavalcando, giunge e vede un lebbroso, scende dal cavallo e lo va a abbracciare. Che succede? Che cosa succede? Qualcosa di inaudito. Lui non ha più paura, scompare completamente la paura. Anzi, come racconta lui stesso, sono parole sue, ciò che mi pareva amaro, vedere, abbracciare, stare con i lebbrosi, a contatto con le loro ferite ripugnanti, mi fu convertito dal Signore in dolcezza di corpo e di spirito. Convertito perché? Perché nell'abbraccio con il lebbroso non ha avuto un presentimento, una sensazione, qualcosa di passeggero, un'emozione fortissima. No. Ha avuto veramente la consapevolezza di essere lui stesso abbracciato da Gesù, magari mascherato, camuffato, ma dentro al lebbroso c'era Gesù che lo aspettava. E quindi il lebbroso chi era in questo caso? Francesco, perché aveva paura, ma Gesù lo ha aspettato, si è sentito amato, accolto, abbracciato. Rinascere dentro di sé una vita, una gioia, una speranza nuova. Questo racconterebbe Francesco se gli domandassimo stasera: Francesco, per te che cos'è la risurrezione di Gesù? Cos'è stato per te? Parole? Esposizione di teorie? Racconti
il Vangelo anche qualcosa di un po' importante, sì, ma lontano dalla nostra vita quotidiana, Francesco ci direbbe, ci racconterebbe: io avevo paura, ma il Signore ha avuto pietà di me, ha avuto compassione, si è chinato su di me, mi ha tirato fuori dalle mie angosce, dai lacci della morte, degli inferi, e ora sono rinato. Quindi Francesco è l'uomo della risurrezione e dà veramente, possiamo dire, prima dell'abbraccio delle brose nella vita di Francesco e dopo, la sua vita cambia, però non sa che cosa deve fare Francesco, cosa deve andare, dove deve andare, e va a piangere davanti al crocifisso. Abbiamo un'immagine qui accanto a lui, San Damiano, c'era un crocifisso così grande, si conserva tuttora nella chiesa della chiesa di Santa Chiara, e si mette lì. Forse un atteggiamento molto molto semplice, che ho visto tantissimi giovani quando sono entrato in quella chiesetta di San Damiano, seduti per terra con le gambe incrociate, magari con la testa china, magari stanno pensando: Francesco, Gesù, io sono libero, mi hai reso un uomo libero, un giovane, posso andare dovunque, posso riposare ora, non sono più dentro, inquieto, travagliato, che cosa devo fare? Però dimmelo tu per piacere, io sono tutto tuo, sono diventato tuo, ma dimmelo, che cosa devo fare? Ditelo anche voi stasera, sul serio, ditelo. Gesù, cosa devo fare? Mi hai chiamato qui, in questa chiesa, un richiamo di Padre Pio. Che cosa devo fare della mia vita? Come vedeva, rotoli, matrimonio, rapporto con i figli, sul mondo del lavoro, col mio corpo, tanti sentimenti che ho, tante immagini, tante... Signore, io non ci riesco più, non ce la faccio più, non sto più dietro, sono affaticato, sono depresso. Che cosa devo fare? Ma chiedilo! Gesù è fedele. E come ha risposto a Francesco? Risponderà anche a te, nel tuo cuore. Forse non subito oggi, forse domani, tornando a casa, la tua famiglia, un altro momento, ma lasciati invadere dalla grazia di Gesù. È Gesù che ha risposto a Francesco: va Francesco, ripara, ripara la mia casa. Che come vedi, ti rendi conto, sì o no, Francesco? Non è stupido, Francesco. Renditi conto, apri gli occhi, guarda, osserva la realtà della Chiesa. Il popolo si sta allontanando perché i pastori magari pensano ad altro, arricchirsi, non so, pensano altre cose nella loro vita. Renditi conto, osserva questa realtà e rimboccati le maniche e fa qualcosa. Francesco subito fa, vuole, come devo dire, sono tante chiesette diroccate, si mette a fabbricare anche lui, costruire, riadattare. Primo momento, secondo momento, si mette per le strade del mondo e dice: l'amore non è amato, ha capito? L'amore non è amato. E un giorno, mentre stava correndo per le campagne di Assisi, c'era un contadino lì che lo sente così lamentarsi, piangere. Francesco, che c'è? Chiede, che c'è? Che c'hai? Perché stai piangendo? Francesco dice: l'amore non è amato, l'amore non è amato, l'amore, Gesù, l'amore non è amato. E quell'uomo, quel contadino, rozzo contadino, ha sentito questo, si associa anche lui e piange insieme a Francesco. Cominciano i primi passi dell'evangelizzazione, significa far conoscere Gesù. Un'altra forma di conoscenza è anche ascoltare la sua parola. Si ascolta ben volentieri la parola di colui che tu ami, che tu rispetti, che tu ritieni importante. Ascolti ben volentieri anche la parola magari di un capo politico, di un partito. Ah, quello sì che vale, dice delle cose meravigliose, dovrebbero fare tutti così. È vero? Sì o no? Si ascolta la parola anche di un dottore. Ah, il dottore mi ha consigliato di... E telefoni poi all'avvocato, l'avvocato mi ha detto
di fare in un certo modo le divisioni in casa, eccetera, l'eredità. Ascolti chi ritieni importante. Ma Francesco ascolta non solo chi ritiene importante nella sua vita, ma ascolta colui dal quale viene amato. Gesù ha dato la vita per me, è importante la sua parola. Gesù mi ama, è importante ascoltare la sua voce. Chiediamola anche a lei. Quando l'angelo entra nella sua casa, nella sua vita, nel suo cuore, Maria, rallegrati. Maria, che mi chiama? Rallegrati. Non soltanto un buongiorno, ciao, un Ave Maria. No, 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 rallegrati. E il saluto messianico, Sofonia, rallegrati figlia di Sion. Il Signore ti ha scelta perché tu possa portare nel mondo, nel tuo grembo, e portare poi nel mondo, partorire nel mondo il figlio di Dio. Rallegrati. Le ascolta. Tant'è vero che poi quando giunge da Elisabetta, va a visitare Elisabetta, le dice: Maria, tu sei beata perché non solo perché sei diventata la madre del figlio di Dio, tu sei beata. Maria ascolta, ascolta la parola dell'angelo, ascolta la parola di questa sua parente che era anziana, che era anche lei incinta. Una parola semplice: Maria, devo dirti una cosa. Dimmi, Elisabetta, tu sei entrata nel cuore di Dio, sei beata, questo significa, perché hai ascoltato la parola dell'angelo e hai capito che quello che ti diceva l'angelo, Dio lo poteva compiere dentro di te. Ti ha detto nascerà un bambino, tu non hai esitato, non hai detto forse, come sarà, come avverrà questa roba, tu hai detto ok, so che lo farà, perché nulla è impossibile a Dio. Ecco, stasera ascoltiamo la parola di Dio, molto importante nella vita dei santi, nella vita anche di un profeta, è stato molto grande nella storia di Israele, Samuele. Era un ragazzino, la mamma l'ha portato al santuario di Silo, che aveva 12-13 anni, per consacrarlo al Signore. Samuele non conosceva molto bene che fosse Dio, sentito parlare, catechesi a non finire, come anche ciascuno di noi, catechesi, sulla parola di Dio, sulla necessità di ascoltare, ma forse da un orecchio entra tante volte, dall'altro esce la parola, anche la parola di Dio. Perché? Chiediti perché. Perché non ritieni importante quello che Dio dice nella liturgia, non lo ritieni importante per la tua vita. So cose ormai scontatissime, e invece il Signore stasera ti ha aspettato qui per dirti una parola, per dirti che l'amore non è amato, e tu non ascolti, e non ascoltando Dio non ti guarisce, Dio non risponde, o meglio sei tu che non ascolti e quindi la risposta di Dio va da un'altra parte. Ecco allora Samuele, aveva 12-13 anni, dormiva, sente una voce un giorno e stava nel santuario, e il responsabile di questo santuario era un sacerdote, si chiamava Eli. Samuele, Samuele, sto ragazzo si sveglia di soprassalto e pensa che sia Eli che lo sta chiamando, va a bussare alla stanza, dice: Eli, mi hai chiamato? No, torna a dormire. La seconda volta: Samuele, Samuele, torna a dormire. La terza volta: Samuele, Samuele, e ritorna di nuovo a bussare nel cuore della notte alla porta dove dormiva il sacerdote, il quale sacerdote Eli, il quale capisce, ispirato da Dio, che era Dio che voleva parlare a questo ragazzo, e gli dice: senti un po' Samuele, appena sentirai di nuovo la parola Samuele, che qualcuno ti chiama, dici, rispondi, parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Così avvenne.
Parla, oh Signore. Diciamolo sempre, anche stasera. Parla, oh Signore. Parla, non parole vuote, come ha scritto il Papa qualche giorno fa, parlando a un discorso, parlando ai giornalisti. Non parole vuote, giornalisti di orientamento cattolico. Anzi, qualche giorno fa ha scritto il Papa anche un'altra cosa, un motu proprio di suo pugno. Dice, aperuit illis, la domenica, la terza domenica fra l'anno si deve celebrare la parola, questa domenica, la parola di Dio, che si è messa al centro. Andate a leggere, una lettera bellissima. E anche l'ultima cosa che voglio dirvi, così è quando Francesco, anche lui, ascolta una parola. Sarebbe interessante, mamma mia, quante cose sulla parola. Un giorno in cui questa chiesa, ecco la chiesa, dov'è? Chiesa La Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, la pianura da Assisi. Ma un giorno in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo, scusate, brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare, Francesco, che era presente e ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò punto per punto e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzare, né due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio. Predicare che Dio ti ama, che Dio ha mandato Gesù suo figlio per ricordartelo, che ti perdona i peccati, questo è il regno di Dio, è la penitenza, quindi la conversione. Ascolta. Subito Francesco, esultante di Spirito Santo, esclamò: questo io voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. S'affretta allora il Padre Santo Francesco, tutto pieno di gioia, a realizzare e salutare ammonimento, eccetera, eccetera. Non sopporta indugi. Questo io voglio. Il giorno di San Mattia, dopo aver ascoltato, va ancora a chiedere al sacerdote, magari in sagrestia: padre, non ho capito bene che cosa volesse dire il Signore con queste parole, non portare bisaccia, annuncia il regno di Dio, eccetera. E Francesco dice: questo io voglio, questo voglio fare, questo mi aspetto che il Signore mi abbia detto, l'ha detto anche per me, solo per me oggi, questo io chiedo, Signore, questo desidero, questo bramo di fare con tutto il cuore. Bene, fratelli, che il Signore veramente conceda uno spirito di ascolto. Il popolo di Israele è chiamato anche il popolo dell'ascolto. È Gesù che un giorno a uno scriba che chiede: qual è il primo dei comandamenti, il primo di tutta la legge, tutta la Bibbia? Qual è il primo dei comandamenti? Gesù comincia: Shema Israel, ascolta Israele, il Signore Dio tuo, eccetera, ama il prossimo, eccetera. Shema Israel, ascolta, Signore che ti parla, parla al tuo cuore stasera, perciò ti ha voluto qui, in disparte. Allora anche tu, come Francesco, dici: questo io desidero fare, questo ho ascoltato, questo con l'aiuto dello Spirito Santo e anche l'intercessione di Francesco e di Padre Pio, voglio mettere in pratica, senza indugio, con la forza che viene dallo Spirito Santo e con l'entusiasmo giovanile. Amen. Sono sempre in movimento gli angeli sulle vie che congiungono il cielo e la terra. Scendano numerosi in questo momento sulla nostra assemblea, su questa nostra assemblea, gli angeli, e prontamente risalgono recando nelle loro mani provvide buone le nostre intenzioni e le nostre richieste di aiuto.
Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che ha fatto conoscere i suoi voleri e i suoi interventi attraverso il mistero degli angeli, ci conceda di nutrire verso di essi una devozione illuminata e fiduciosa. Preghiamo. Il Signore, che a salvezza del primo popolo eletto ha mandato nel deserto un suo angelo come protettore e guida, assicuri ora alla Chiesa di pellegrinare in serena letizia verso i beni eterni. Preghiamo. Il Signore, che dalla schiera angelica riceve nei cieli una lode piena e senza fine, conceda anche a noi di essere già sulla terra gli entusiastici glorificatori del suo nome. Preghiamo. Il Signore, che ha affidato ogni uomo ed ogni comunità alla particolare custodia di un angelo, ci mantenga nei loro confronti riconoscenti, rispettosi ed emuli. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che alla fine della storia manderà i suoi angeli a radunare gli eletti dai quattro angoli della terra, ammetta ora Angelo e tutti i nostri fratelli defunti tra i beati nel cielo. Preghiamo. O Padre, tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, per intercessione di Francesco, Padre Pio, degli angeli custodi, esaudiscici. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, oh Signore, i doni che ti offriamo in onore dei santi angeli. La loro protezione ci salvi da ogni pericolo e ci guidi felicemente alla patria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura. Per Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui, tutti gli angeli proclamano la tua gloria. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra.
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, Francesco, Chiara e San Pio, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figlie del Dio della pace e dell'amore, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Che bello, fratelli, aver celebrato questa Eucaristia insieme con voi. È una gioia veramente condivisa. C'è la consapevolezza di essere chiamati da Dio. È Dio che estende il suo sguardo d'amore, ricordando anche i suoi amici, gli angeli custodi, Francesco, Padre Pio, la Vergine Maria, ma anche tanti che hanno in qualche modo ascoltato la parola di Dio e l'hanno osservata. Abramo, Samuele, Maria, Francesco, Padre Pio, ci dicono: ascoltate la parola, ascoltatela perché è per la vostra vita. Questo io bramo, dice Francesco, questo ho sentito, questo bramo, questo faccio. Quello che il Signore mi ha detto, io lo farò. Ci siamo? È un po' difficile, lo so. Bene, adesso andrò davanti alla statua del Serafico Padre San Francesco per un atto di omaggio, metterò dell'incenso, proprio c'è una ciotola e un braciere, per dirgli: Serafico Padre San Francesco, grazie perché ci hai dato veramente un esempio, una testimonianza di amore verso Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti. Grazie.